Il tumore al seno è il tumore più frequente nel sesso femminile, colpendo circa una donna su otto. Fortunatamente negli ultimi anni la mortalità per tumore al seno si è ridotta grazie alla prevenzione che consente di diagnosticare il tumore al seno in una fase veramente iniziale. Infatti, quanto più precoce e tempestiva è la diagnosi, tanto migliori sono i risultati terapeutici. Fondamentale è praticare l'autopalpazione almeno una volta al mese che per le donne in età fertile deve essere effettuata preferibilmente sempre nello stesso periodo, cioè la prima o la seconda settimana dopo la fine del ciclo, quando cioè il seno è meno denso, meno turgico, meno dolente e quindi anche più facile apprezzarne i cambiamenti. La diagnostica per immagini integrata della mammella si avvale dell'ecografia, della mammografia e della risonanza magnetica fino ai 40 anni di età, quando il seno cioè è ancora molto ghiandolare e denso, l'esame diagnostico da effettuare è l'ecografia, iniziando a partire dai 20 anni e con cadenza annuale, soprattutto in pazienti che hanno un'elevata familiarità per tumore al seno. L'utilizzo nel corso dell'esame ecografico del modulo Color-Doppler ed il ricorso all'elastosonometria permettono di individuare e caratterizzare lesioni in fase molto precoce e di poter effettuare una diagnosi differenziale tra lesioni benigne e lesioni maligne. Dopo i 40 anni bisogna iniziare a eseguire la mammografia. L'evoluzione tecnologica della mammografia è rappresentata dalla tomografia. Che è una mammografia digitale in 3D, cioè una ricostruzione tridimensionale della mammella. La tomografia, cioè, scompone la mammella in tanti strati dello spessore di un millimetro, aumentando in tal modo l'accuratezza e la definizione diagnostica. Questo consente di individuare e localizzare fini alterazioni dei tessuti che a volte rappresentano la manifestazione iniziale di lesioni tumorali. A volte è necessario completare la mammografia, anche con tomosintesi, con l'esecuzione dell'esame ecografico ed è bene che venga effettuato successivamente, ma nella stessa seduta e possibilmente dallo stesso operatore. Rilevata la presenza di noduli, a volte è necessario ricorrere a un esame citologico mediante ago aspirato oppure a un'agopiopsia per stabilire la natura istologica della lesione. La risonanza magnetica è un esame di secondo livello che deve essere richiesta dallo specialista e che prevede l'utilizzo del mezzo di contrasto. Ha significato nello staging preoperatorio per la ricerca di multicentricità e di multifocalità, per la valutazione della chemioterapia neoadjuvante, per la ricerca di carcinomi in pazienti con metastasi di origine sconosciuta e con ecografia e mammografia negativa ed ha significato per lo studio delle protesi mammarie. Quindi in conclusione la prevenzione è fondamentale e la diagnosi di tumori al seno è tanto più precoce quanto più avanzata è la tecnologia e la competenza degli operatori.